È giunto il momento della nostra rubrica I ritratti di ispirazione. Questa settimana vi racconteremo la storia di Brendan LaRue. La storia di Brendan LaRue sembra un sogno. Da bambino voleva diventare un ballerino, ma a 12 anni perse entrambe le gambe. Questo avrebbe fermato qualsiasi giovane, ma non lui. L'assenza degli arti inferiori gli impediva di camminare, ma non gli impediva affatto di inseguire i suoi sogni. Per tutta la vita ho sognato di diventare un giocatore di hockey professionista. Ero risoluto a fare qualunque cosa per farcela. Dai 7 anni in poi mi sono allenato tutti i giorni. La gente mi dava del pazzo. Dicevano, insomma, che solo chi ha le gambe può farcela nel vero hockey. Ma non mi sono lasciato influenzare. Nel 1988, all'età di 12 anni, Brendan ottiene il suo primo posto nella squadra giovanile dei Bearcats, gli Orso Gatti. La gente diceva che ero entrato in squadra solo perché facevo pena all'allenatore. Sapete una cosa? Così dicendo, mi davano la forza per andare avanti. 2 anni dopo, la sua determinazione viene ancora messa alla prova quando i dottori informano Brendan che perderà entrambi i polsi. Per il ragazzo è un momento difficile, ma di grande ispirazione. Senza i polsi, le mani non avrebbero potuto restare attaccate alle braccia. Perciò, anche se le mie mani erano a posto, le ho perse comunque. Sì, Brendan forse non ha lo stesso numero di mani e gambe degli altri ragazzi, ma è riuscito ad andare avanti con il lavoro e la tenacia. Ha successo nelle schiere delle squadre giovanili. E nel 1997 riceve la telefonata che aspettava da tutta la vita. L'allenatore mi fa: ti piacerebbe essere il primo giocatore di hockey professionistico senza mani e senza gambe? Io ho risposto: mister, ci può contare. Sono il suo uomo. È una notte ispiratrice, ricca di ispirazione. Ma 2 giorni dopo, Brendan scopre che ha la cassa toracica al contrario. La sua spina dorsale è esposta e necessita di un trapianto di muscoli totale. Il rischioso intervento dura 720 ore. Brendan torna in campo più in forma di prima. Viene selezionato come miglior giocatore della Lega, ma proprio quando sembra che la tempesta si stia per placare, Brendan contrae lo scorbuto, va in bancarotta e sua moglie viene sbranata dai lupi. Viene anche molestato dallo zio Jerry. Oggi il viaggio di Brendan ha aperto la porta a molti atleti che non ce l'avrebbero mai fatta se le barriere dello sport professionistico non fossero state valicate dai diversamente abili. Atleti come Emma Heathcote, che soffre di paralisi cerebrale, 3 volte campionessa nazionale di ippica. Il pilota non vedente Bobby Templeton. Il velocista olimpico non udente Craig Connors. Gil Sarinen, il primo tuffatore professionista in coma. E naturalmente il playmaker della squadra di basket di Chicago, Herbie Cohen, che è ebreo. Sì. Nulla sarebbe stato possibile senza Brendan LaRue, un vero ritratto di ispirazione.